Allora, mi dica qual è il problema. Ma niente, è che in questo periodo sono proprio giù di corda. Mi annoia a morte e non so proprio che fare, capisce? Capisco. Mi parli del rapporto con sua madre? Sui, che cazzo c'entra adesso? Beh, mica sono un vero psicologo, siamo in un video su YouTube e faccio domande generiche. Ah già, è vero. Sai che c'è? Credo di aver capito perché sono annoiato. Ho visto troppe serie TV, ne ho viste tipo tantissime e basta, non ce la faccio più, mi hanno davvero stufato. Scusami, hai provato con i film? I film? E cazzo, non ci avevo mai pensato. Perfetto. Ma scusi, dove va? Vado a vedere i film. Ma la nostra ora non è ancora finita, poi mi deve anche pagare. Ma l'hai detto tu, mica sei un vero psicologo, siamo in un video su YouTube, ti devo anche pagare. Ci sentiamo. Teniamoci in contatto, eh. Ciao amici, sia benvenuti in questo nuovo video. Era da un bel po' di tempo che non parlavamo di film in questo canale ed è arrivato il momento di ritornare a parlarne. Quindi ecco a voi la mia personale lista di 5 film che vi consiglio su Netflix. Vale ovviamente lo stesso discorso dei video precedenti, quindi i film di cui parlerò oggi sono per la maggior parte non originali Netflix e quindi tra qualche mese potrebbero non essere più sulla piattaforma. Quindi spero che la premessa sia chiara, ma adesso direi di partire subito con il film numero 1, La Babysitter. Ma di che parla? Cole è un bambino di 12 anni che ha ancora bisogno della babysitter, Bee. Una sera Bee viene chiamata per badare a Cole e i due passano una splendida serata. Ma quando arriva l'ora di andare a letto, il bambino decide di rimanere sveglio e spiare Bee e scopre che la ragazza ha invitato degli amici a casa. Starete pensando, ma giustamente avrà invitato degli amici per fare una piccola festicciola per divertirsi tutti insieme? Quasi, per fare un rito satanico con tanto di sacrifici umani. Inutile dire che da questo punto in poi il film diventa un macello. La Babysitter è una commedia horror grottesca in una maniera incredibile ed è proprio scemo, è un film scemo, ma che vi farà morire dalle risate perché a tratti è Mamma ho perso l'aereo in chiave horror, horror splatter, quindi ve lo consiglio caldamente. Poi c'è Samara Weaving. Non credo che serva un'altra spiegazione. Beh, direi di andare avanti e procediamo con il film numero 2. Il lato positivo. Il film racconta l'improbabile rapporto di amicizia barra amore tra Pat Solitano, un uomo che ha passato 8 mesi in un istituto psichiatrico perché è affetto da bipolarismo, emerso dopo aver scoperto che la moglie le aveva messo delle belle cornine, e Tiffany, una giovane donna che dopo la morte del marito si è data alla promiscuità. La promiscuità è la pratica di avere frequenti rapporti sessuali occasionali con partner differenti. Comunemente chi fa uso di questa pratica viene chiamata puttana. Il lato positivo è un film che è la perfetta via di mezzo tra una commedia romantica e un film drammatico. Ci sono attori spettacolari, parliamo di Bradley Cooper, Robert De Niro, Jennifer Lawrence. Per di più fa ridere, fa piangere, fa emozionare, fa arrabbiare, perché davvero ha un ritmo molto particolare. Parte a razzo per poi calmarsi via via per un certo motivo che non posso dirvi perché è spoiler, ma ve lo consiglio tantissimo, è un film da vedere assolutamente. Andiamo avanti con il film numero 3. La fratellanza. Jacob è un onesto uomo d'affari con una moglie e un figlio. Una sera, dopo una cena con la moglie e altri due amici, Jacob beve un po' troppo e purtroppo causa un incidente stradale, incidente in cui muore uno dei passeggeri. Jacob va in carcere con l'accusa di omicidio colposo e per sopravvivere in quell'ambiente è costretto a unirsi alla Pen One, una gang di suprematisti bianchi. Giorno dopo giorno Jacob scala la gerarchia in carcere, cambiando per sempre la sua vita. La Fratellanza è un film con protagonista il Jamie Lannister di Game of Thrones, ossia Nikolai Coster Salcazzo, una cosa del genere. Vabbè, non mi ricordo, non è importante. È un film che è molto alla Breaking Bad, perché appunto parla di questa persona che pian piano passa dall'essere onesta a un boss della malavita. È molto interessante, è un prison movie, quindi praticamente un film che per la maggior parte del tempo si svolge in prigione. Insomma, ve lo consiglio non solo per le scene di violenza, perché le scene di violenza sono ben dosate e sono anche dirette molto bene, ma soprattutto per Nikolaj Coster-Waldau. Chi se l'aspettava che Azzurro di Shrek fosse così bravo a recitare? Comunque, direi di andare avanti con il film numero 4. Il terrore del silenzio. Maddie è una giovane scrittrice sordomuta che vive sola in una casa in campagna per cercare ispirazione per il suo nuovo libro. La ragazza, purtroppo, a seguito della sua disabilità, non si rende conto di essere braccata da un uomo armato e mascherato che la sta spiando con palesemente brutte intenzioni. Quando l'uomo capisce che la ragazza è sordomuta, pensa: mo
Ci divertiamo. E qui lo psicopatico inizia un gioco malato e crudele con l'intenzione di non uccidere Maddie fino a quando non sarà lei stessa a desiderare di morire. Il terrore del silenzio è un film horror molto particolare che segue il filone di film come Bird Box, A Quiet Place e Man in the Dark, ossia tutti quei film che tendono a privare i protagonisti di un senso. E questa cosa è molto interessante perché appunto la protagonista è sordomuta ed è un senso essere sorda, è un senso che quando sei braccata da uno psicopatico serve tantissimo e quindi carica a bestia la tensione. Questo film è girato molto bene, il regista Mike Flanagan ha dimostrato più volte di essere un ottimo regista horror in film come Doctor Sleep, Il gioco di Gerald. Insomma, un film da vedere assolutamente sia che tu sia un amante degli horror e sia se gli horror ti fanno schifo, perché è un film molto thriller, genere che io adoro. Ma adesso andiamo avanti con il film numero 5, La scoperta. Il film segue le vicende del fisico Thomas Harper, un uomo che inventa una macchina in grado di captare le onde cerebrali e scopre che al momento della morte esse abbandonano il corpo per andare altrove. Sostanzialmente Harper scopre l'aldilà. Una figata assurda, vero? Meno, perché questa scoperta causa milioni e milioni di suicidi da parte di uomini e donne che non vedono l'ora di raggiungere questo secondo livello di esistenza. Ma le sorprese non finiscono qui, perché Harper inventa un'altra macchina, una macchina in grado di registrare ciò che i defunti vedono nell'aldilà. Ossia, non ve lo dico perché sennò che cazzo ve lo vedete a fare il film. È un film molto particolare che non è assolutamente religioso, è un film molto fantascientifico, ma ha anche avuto l'ottima idea di lasciare molto spazio allo spettatore di interpretare quello che sta succedendo, soprattutto nel finale. Il finale è molto aperto. Magari se questo film vi interessa, pubblico anche un video dove vi spiego la mia interpretazione del finale. Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, il protagonista di questo film non è Thomas Harper, ma il figlio, ossia Will, interpretato da Jason Segel, il Marshall di How I Met Your Mother, che secondo me se l'è cavata alla grande in questa pellicola. Pellicola che vi consiglio e direi che per oggi basta così. Torniamo alla postazione iniziale. Voilà, grazie per aver ascoltato questo sproloquio e adesso tocca a voi, lasciate sotto nei commenti qualche film che volete consigliarmi su Netflix, io ve ne sarò eternamente grato. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!